Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, buon inizio di settimana. Oggi come sempre riprenderemo anche le live sulla piattaforma Viola a 13:30. Come sapete il sabato e la domenica saltiamo le dirette perché a casa nuova non ho purtroppo la fibra. Vi ricordo un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi per supportare appunto il video informativo. Instagram, Telegram, TikTok e Facebook, tutti i miei social trovate tutto in descrizione, e vi ricordo anche la mia collaborazione con Aim Controllers. Per regalarvi un controller completamente personalizzato potrete scegliere qualsiasi aspetto. Bene, partiamo. Il data miner Zesty Code Leaks, di cui vi ho riportato giorni fa anche, come sapete, le prossime tappe dell'evento Zombies, perché le ha trovate a quanto pare all'interno dei file di gioco. In questi giorni ne ha svelata addirittura gli step. Secondo le sue informazioni, da quanto si capisce appunto dai file di Warzone, la prossima invasione zombies si sposterà a stadio per andare poi a Superstore, dovremo andare poi a TV Station per terminare tutto a Diga. Vi ricordo, se ben sapete, che a Diga, con l'occasione dell'arrivo della Season 2, è arrivato anche un misterioso molo sul lago ghiacciato, e stranamente proprio a Diga c'era stato l'evento con Capitano Price, dove aveva disinnescato la bomba appunto al Bunker 10 e da cui poi si buttava per andare a cercare SOP all'interno di Verdansk. Quindi molto curioso. Ieri ragazzi, nuovo articolo del noto sito VGC, che ha rilasciato appunto un nuovo articolo sul suo sito ribadendo che Warzone dovrebbe ricevere una revisione molto più ampia ad aprile, quando un evento nucleare cambierà Verdansk e il gioco in generale. Ha detto che sarà un cambiamento radicale per il titolo. Infatti tempo fa, se ben sapete, aveva riportato l'articolo che confermava l'esplosione di Verdansk con nuova mappa a tematica Black Ops Cold War anni 80. Ieri quindi nuovamente ha confermato questa cosa con questo evento nucleare, e soprattutto ad aprile, secondo le sue informazioni, cambierà radicalmente la Battle Royale, quindi Verdansk e tutto quello che ne concerne. Rimanete sintonizzati perché vi riporterò tutto i dettagli. Quindi, dopo la conferma di Eurogamer e di Modern Warzone per quanto riguarda appunto Call of Duty Vanguard, come a quanto pare sembra il prossimo capitolo della saga, ecco un po' quindi la struttura di quello che dovrebbe accadere nei prossimi anni. Fine 2021 Call of Duty WW2 Vanguard, fine 2022 Call of Duty Modern Warfare, quindi il sequel di Modern Warfare 2019. Nel 2023 toccherà nuovamente la Treyarch con un titolo a quanto pare della saga di Black Ops, e nel 2023 il nuovo capitolo della Sledgehammer Games, sempre se WW2 quest'anno andrà bene. In merito invece ai presunti problemi di integrazione della mappa nel 2022 fra COD 2021 e Warzone, appunto, che vi ho riportato ieri, che aveva riportato appunto sempre la testata VGC, ne ha parlato ieri invece il noto Tom Henderson, l'insider che, come sapete, a quanto pare sembra essere molto vicino ad Activision. Bene, secondo le sue informazioni ci sarà anche una nuova mappa di Warzone di qualche tipo nel 2022. Potrebbe non essere una mappa a tutti gli effetti, ma a quanto pare dovremo vivere un'esperienza della Seconda Guerra Mondiale sempre all'interno di Warzone. Secondo le sue informazioni forse sarà una mappa del tipo come Isola della Rinascita, Rebirth Island. Quindi questo andrebbe contro tutte le informazioni correnti che stanno appunto andando in giro, in circolazione attualmente, però è molto fiducioso delle sue informazioni. Inoltre conferma che questa sarà in aggiunta alla nuova mappa in arrivo ad aprile, a meno che ovviamente non ci saranno ulteriori ritardi. Quindi conferma nuovamente che il ritardo della nuova mappa di Warzone esiste, come vi avevo già riportato, ma come avevamo praticamente già ipotizzato, perché la mappa doveva arrivare già con l'anniversario annuale di Warzone e non con tutti questi mesi di ritardo. Rimanete sintonizzati perché ragazzi, nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più, perché aprile deve essere per forza il mese caldo, se no sta accadendo veramente qualcosa di strano appunto dietro agli studi di sviluppo di Warzone.
Un bel mi piace per supportare il TG Cod di oggi, iscrivetevi se sei nuovi, aspetto 13.30 a Piattaforma Viola e vi lascio la Top Clip Community con tutte le vostre migliori giocate che mi avete mandato. Vi ricordo Telegram per mandarmi le vostre giocate, molte saranno anche pubblicate direttamente giornalmente su TikTok. E appuntamento con me domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG Cod. Bomba disattivata. Puoi scappare a sinistra visto che c'è la fuga. Oh! No! No, non ci credo te. Ma che cazzo? Come si?
attaccato, one shot proprio. Fanculo, non vai da nessuna parte, merda. Non mi fa prendere, no, sono salito, frate, non mi fa no, prendere. No, cazzo, spero non ci sia gente. M'hanno fatto. No, ce ne sono due a destra direzione shop. Salgo con te. No, no, frate, no. Già sono salito. Ho detto, ma non si fa, c'è la tubola a sinistra appena sali. Che gli ho fatto, madonna. No, so no. One shot, crack, cioè, down, down. Oh my god. Oh. Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo. Mico in movimento, in movimento. Subisco colpi diretti. Mi contano. Ancora in piedi. Lancio un assorbente. UAV nemico in volo. Gas in avvicinamento. Ma che cazzo? No, penso di reda. Ma raga, questa la devo clippare subito. Ma che cazzo hai fatto? Ma io stavo fatto. No, penso di reda. Questa è da clippare pure il moglio. Granata lanciata! No, l'ho fatto io. È dietro di me. Ok, gliela piccata, gliela piccata. Completa la missione. Gas in arrivo. No! Fenomeno! Oh! Frate, guarda, guarda, li vedi, eh? Li vedi, stanno a campo aperto! UAV nemico in volo! Guarda, arriva il gas! Questi qui di puttana, pure l'altro! Questi qui di manovrina! Bene, frate! Bene! Andiamo! Sono morto per il gas! Vaffanculo! Spostamento della zona sicura! Diamoci da fare. La tua squadra. Perché carrellini lì. Sono tutti dentro. Eccolo. Buono. Ti piace. Ah, grande, Dio, grande. Porto aereo ravvicinato qui. Tra i primi 5. Porta a casa la vittoria. Qui Striker 3 ricevuto. Riposizionata. Nessun colpo segno. State perdendo terreno. Gas in arrivo, nuova
Nuova zona sicura contrassegnata. Avete del gas in arrivo. Restano solo 5. Contro uno, contro uno. A sinistra. No, 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 no.